Si prepari Rosanna Palazzo? C'è? Sì, sì, c'è. Ti avevo vista prima, quindi. Numero 18, quale leggi delle due? Sta a terra? Oh, quanta figlia sta a terra che ha visto partire. L'accompagnata della Dupont senza soffrire, mentre l'acqua du fiume placida correva dentro la vallata. Ognuna l'ha affidata gioia, scritta e canzone, la chiusa a chiave dentro di sé come se fosse un cascione. A tutta ha trovato rimedio e una sistemazione. Sta terra è ricca di cura e di devozione. È terra d'amore, di pace, d'unione. Spessa è terra pura di dolore. A tutto quanto l'aspettata chi braccia allargata. Goppa una collina sta adagiata, mentre una brezza fina a faccia la lasciava. Tutti i figli che avesse aspettato, che cosa ognuno l'ha portata. Chi l'ha cantata, chi l'ha sanata, mentre chi dentro i libri l'ha portata. Una figlia sola che una pellicola l'ha incorniciata, invece tante l'hanno solo pensata, che non udo inganno, ma quanta cosa l'hanno redata. Perché non sono aiuto, sta terra l'ha accompagnata. Ai miei figli, a tutti i figli che hanno trovato nelle proprie radici ispirazione, ma soprattutto libertà, Rosanna Palazzo. Grazie, sei stata anche molto molto fortunata. Hai avuto un doppio accompagnamento, la musica e le campane, quindi grazie. Prego. Sta terra. Parlare della propria terra, il Molise, dell'emigrazione come fenomeno esteso e doloroso, ma reso necessario da condizioni ambientali ed epocali sfavorevoli. Evocare e tratteggiare il lavoro duro e faticoso cui i nostri contadini alcuni decenni fa si assoggettavano con animo sereno e vitali energie fisiche e morali comporta il coraggio e l'esperienza diretta di chi quei riti ancestrali li ha vissuti e sperimentati, rilevando la portata utilitaria, edificante, educativa e morale del lavoro come condizione essenziale e irrinunciabile di umanità, solidarietà, gioia e benessere. Complimenti. Allora, anche noi abbiamo la poetessa in vernacolo e credetemi, non è facile perché ogni paese ha la sua lingua, ogni lingua è diversa, ogni paese ha il suo accento, ha la sua finale, ha la sua vocale e quindi è, diciamo, per noi vanto e anche ringraziamento a questa persona che io conosco da quando sono nato, ma che nelle sue parole ricorda veramente la terra, cioè quello che questo paese ci ha dato e che portiamo nel cuore. E diciamo grazie a voi che siete qui ad ascoltare, una parte la trasmettiamo anche a voi ospiti gentili di questa sala. Grazie Rosanna. Questo da parte del saggio. Grazie a te. Grazie.